portiamo avanti un progetto strategico, un progetto di sviluppo, grazie al grande lavoro di squadra avviato da ENAC e da Aeroporti di Puglia, convinti che proprio l'indirizzo dato dal Presidente Emiliano è quello di provare a generare un'infrastruttura per attirare nuovi insediamenti industriali, provare a traguardare il futuro, provare a costruire anche nuove competenze e nuove opportunità. L'infrastruttura è fondamentale e oggi abbiamo messo un primo passo con l'aggiudicazione della gara e quindi l'avvio della progettazione dello spazio porto. Negli scorsi giorni abbiamo aggiudicato la gara per l'infrastruttura di ricerca con oltre 11 milioni di euro, quindi stiamo investendo fortemente, determinati, convinti che il futuro dello spazio debba vedere protagonista la Puglia e soprattutto il paese italiano.